tutti, benvenuti in un nuovo vlog. Oggi sto andando in palestra, è la seconda volta che tento di fare un vlog in palestra, ma in questo caso proprio voglio riuscire pure a editarlo e pubblicarlo. Perché ci sono delle volte che i contenuti mi sembrano molto confusionari, sono le prime volte che faccio vlog in vita mia e quindi i contenuti mi sembrano confusionari e quindi non mi convinco, non mi faccio convinta come si dice. E quindi scusate i miei capelli, me li sono pettinati, ma la fascia appunto perché io mi metto la fascia per allenarmi. E niente, ho attraversato lo stradone di San Lorenzo e il pontile. E niente, io sto preparandomi a una giornata, aspetto un pacco da Passione Unghie. Ma sono due cose per cui ve le inserirò nel blog che girerò fino all'ora di pranzo. E niente, questa è la mia vita. Mi alleno, studio, lavoro, domani ho delle unghie da fare, semi permanente, sono contenta. E niente, ora vi filmerò la mia seconda colazione healthy e chiacchiererò un po' con voi. Ciao ragazzi, eccomi uscita dall'allenamento. Altro pezzetto di vlog. E niente, devo dire che l'idea di dividere l'allenamento in due parti è ottimale, oserei dire. Perché non esco mai distrutta, ma esco bella, rigenerata, ricaricata di tutto questo esercizio fisico. Allora, con questa scusa del vlog vi racconto una cosa che purtroppo mi è successa. Stavo pulendo la postazione unghie, siccome persone che vedono i miei video se ne accorgeranno anche vedendomi dal vivo, lo dico, ho sbattuto. Perché non credano cose più gravi di questa, ecco. Ho sbattuto perché stavo pulendo la postazione in quanto ho il semipermanente a un'amica domani e quindi ho deciso di pulire la postazione, dovevo prendere delle cose, il cassetto era aperto, piegandomi per raccogliere l'immondizia sotto, quindi cartine, nail form, pad e cose del genere, pad sporchi da buttare. Praticamente, che cosa è successo? Che ho sbattuto qui all'angolo dell'occhio e chi mi vede dal vivo se ne accorgerà. Quindi, onde specifico, onde non pensare che sia successo qualcosa di più grave, perché è quello che è successo, è quello che vi racconto. Ma ora devo attraversare, quindi vi saluto e poi continuo le chiacchiere dopo. Sono riuscita ad attraversare ed eccomi qua. L'angolo dell'occhio purtroppo si è fatto un bel ematoma, motivo per cui ho chiaramente deciso di non metterci niente, metterci soltanto l'aloe, quello puro, 98% della mia azienda.
sono in attesa di un nuovo spacchettamento Shogun e ho intenzione appunto di farvi vedere determinati prodottini e man mano vedo i codici e li insacchetto con voi. Insomma, una cosa appunto carina, molto free, molto da Oppure quale intrattenimento. prodotto? Niente, io sono imbacuccata con la fascia, ma la fascia è stata provvidenziale perché con i capelli indietro è molto più facile allenarsi. L'istruttore mi ha dato dei bei incoraggiamenti, l'istruttore di oggi della palestra, dicendo che posso pure aumentare i pesetti e quindi da 3 kg posso passare a 5. E quindi sono contenta, contenta, contenta. Poi oggi mi arriva il pacco di Passione Unghie con il Cat Eye, quindi ancora più contenta. E stamattina sono stata come un'ape operosa, mi sono preparata le proteine per pranzo in modo che non mi creo scuse. Prepararmi i pasti prima è un modo per me per non crearmi scuse. Quindi sono un po' di cose che vi sto raccontando come se fosse un diario, perché ci tengo tantissimo a rendervi partecipe delle cose che mi succedono. Qui siamo in controluce col sole. E niente, poi oggi devo cambiare l'acqua e mettere la pappa a Pippi e Grey. Vediamo di comprare anche i semini oggi. E poi ho intenzione, più o meno ci penso, ma voglio fare un ordine da AliExpress per una cosa che sinceramente è originale, non mi va di comprarla, ma non so se sfrutterei o meno per i colori che ha, quindi vediamo un pochino. Scusatemi per prima se ho interrotto, ma San Lorenzo ha degli stradoni che veramente se non stai attenta e non guardi la strada, veramente sono pericolosi, molto pericolosi. Quindi io sto molto, cerco di essere molto attenta. Figuratevi che mia suocera l'ho chiamata quando ero appunto, avevo attraversato ed ero al sicuro per strada. Niente, altra riflessione è quanto mi faccia bene l'esercizio fisico all'umore. Ormai lo sento quasi come un qualcosa che completa il mio nutrimento. Veramente. Se non lo faccio è come se mi mancasse qualcosa. Qui alla luce potete vedere benissimo le punte bionde dello Shatush. E niente ragazzi, io vi saluto e vi auguro buona giornata. Ciao a tutti, rieccomi a casa e ho sistemato la pappa per gli uccellini e praticamente mi sono messa comoda. E niente, volevo appunto raccontarvi un po' perché magari molti penseranno che non è semplice il fatto di mettersi a dieta durante le feste natalizie. Il mio ragionamento è stato quello che, non avendo assolutamente alternativa, era l'unica cosa che potessi fare. E mi concederò ovviamente qualcosa durante le feste, ma non esagerando, ecco. Il lavoro fatto su me stessa in questi anni mi ha concesso di
poter gestire il cibo nella maniera più sana possibile. E devo dire che sono abbastanza contenta dei risultati ottenuti. Ovviamente, cercherò comunque di gioire nelle feste, nonostante magari non mangerò tutto quello che mangiano gli altri, perché fondamentalmente non c'è nulla di cui essere tristi. Ho un marito che amo e a cui voglio bene, una famiglia che mi vuole bene, regali, compagnia. E quindi il cibo sicuramente non è una delle mie preoccupazioni primarie. Ecco, tutto qui. Vi mando un bacione e il vlog finisce qui. Ciao!